Era un po' qui come va su. Guarda. Non l'avevo visto mai qui, eh. Qui siamo sopra l'Hotel Internazionale, che è quell'edificio lì in mezzo alla boscaglia. E ti dicevo, molti si sono persi. Anzi, no, aspetta, aspetta un attimo, quello non è l'internazionale. Quella è una villa. È una villa che è praticamente invisibile. L'Hotel Internazionale non si vede da qui. Qui siamo proprio sul ciglio, cioè va a 90 gradi. Neanche un metro, sarà 80 centimetri più là. C'è il pendio, quella è la torre, tutta la costa che abbiamo visto, il fortino napoleonico, il molo, quelli sono i laghetti. E ti dicevo, Alessandro, qui molti che si sono persi. Sai perché? Hanno provato a scendere da là e non so sinceramente come dove hanno trovato la strada, perché c'erano ad esempio questi tizi che volevano proprio dal Poggio arrivare fino all'Hotel Internazionale che è qua sotto, ma non lo so dove, che tipo di passaggio hanno cercato, Che la perché discesa, come potete vedere, è ripida. O sei rocciatore, in quel È caso lì parecchio ripida. è parecchio ripida. Va bene, proseguiamo, faccio un paio di foto. Da quest'altra angolazione si può vedere il lago profondo, che è quello tondo lì. C'è gente in spiaggia, vedi? Già iniziano, non dico andare al mare, nonostante che sia l'aria freschina. E lì c'è la capannina in pratica, quella spiaggia lì. L'hotel internazionale dovrebbe essere là, eccolo lì. Quello, e poi c'è una struttura sotto. Come vedete, c'è lì addirittura c'è un campetto con una piscina, mai visto, cioè dall'esterno non si vede. Forse è l'hotel La Fonte quello. Come vedete qui la macchia mediterranea ce n'è tanta, insomma. Mi sono fermato ancora perché il povero Alessandro si deve fermare ogni 5 minuti perché ci sono questi punti, questi Ma anche balconi. E io non ci sono stato mai. vedo, insomma, un Il panorama. panorama eccezionale. Vedete, io che abito qui a poche decine di chilometri, questo è il monte di tutti gli anconetani in generale della provincia di Ancona, perlomeno zona costiera. Quella è la chiesa, anche lì non ci sono stato mai perché è chiuso, a parte il sabato e la domenica mattina. E secondo me quelli che hanno provato a scendere dal Poggio sono passati di là perché è l'unico praticabile, a meno che qui sulla sinistra non ci sia un altro percorso, ma deve essere una cosa proprio messa male, male, male. Lì c'è uno che col motorino sta andando su per quella strada. E E finora anche i sentieri sono tenuti benissimo. sì, perché questi sono quelli principali, addirittura questo è il sentiero 1. Nel percorso principale proprio Ci potete del venire Monte con la Conero. bicicletta. Oh, qui sei proprio al limite? Sei proprio ad un pelo dal insetto, ad un pelo dallo strapiombo, anche solo per montarle quelle staccionate. Ah, guarda un po', c'è un percorso qui che affianca.
Attenzione a reggersi perché qui è proprio a 90 gradi, siamo proprio sul ciglio. Picca un po' lì, eh. Guarda qui.